2022 è stato un anno molto importante per la Regione Abruzzo. Siamo stati protagonisti in tutti i settori, specialmente in ambito ambientale, dove a livello nazionale abbiamo fatto un po' da apripista, anche un po' da scuola rispetto anche alle altre regioni. Siamo stati una delle pochissime regioni che ha avuto un finanziamento importantissimo, ad esempio sull'economia circolare. Abbiamo riportato a casa quasi 100 milioni di euro per l'impiantistica, per abbandonare il concetto dell'economia lineare e andare verso il riciclo, il riuso. Diciamo, quello che è la tendenza e quelle che sono anche le linee che ci detta un po' la comunità europea. Abbiamo ottenuto un altro finanziamento molto molto importante sull'idrogeno. In Abruzzo nascerà il primo impianto di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse, un finanziamento a 25 milioni di euro. Quindi in sostanza stiamo proiettando dal punto di vista ambientale e energetico l'Abruzzo verso il futuro. E quasi 60 milioni di euro per la riqualificazione urbana e la mobilità sostenibile, per rendere le nostre città più accoglienti, più vivibili, eliminare il degrado e favorire quindi una maggiore qualità di vita per i nostri cittadini. 94 milioni di euro per le comunità energetiche, dove in sostanza vale il principio che l'unione fa la forza, cittadini che si mettono insieme per consumare l'energia elettrica green prodotta. Tutto questo, diciamo, in un'ottica di sviluppo della nostra regione. Volevamo entrare nel 2023 con uno spirito giusto, credo che ci siamo anche riusciti. Non abbiamo perso i 77 milioni dei fondi europei perché abbiamo avuto un progetto di monitoraggio molto serrato nei confronti di comuni e altre amministrazioni che quindi sono riuscite ad ottenere lo GV entro il 31-12. Abbiamo previsto all'interno della finanziaria, qualora il caro bollette dovesse continuare a persistere, un budget di 5 milioni di euro a favore delle famiglie più bisognose. In questa finanziaria noi abbiamo cercato di dare risposte a tutti i comuni, a tutte le amministrazioni, ai sindaci, dai piccoli paesi alle città più grandi, così come anche a Lanciano. Abbiamo dato dei contributi che in sostanza non sono contributi a pioggia, ma sono contributi che risolvono alcuni problemi di questa città, come ad esempio sul Palamasciangio, il Palamasciangio che è stata una struttura utilizzata anche dalla stessa ASL per la vaccinazione. C'era un problema di sicurezza legata proprio al parquet, e quindi abbiamo previsto un contributo di 100.000 euro proprio per la rimozione e la sostituzione della pavimentazione. Altri 50.000 euro per l'impianto sportivo del Dimeco, che è un impianto che è in un regime di proroga, in quanto l'impianto di illuminazione non è a norma secondo, diciamo, i canoni della federazione calcistica, e quindi è l'unico campo oggi a disposizione per la città di Lanciano dove si allenano in contemporanea anche 3-4 società sportive. Immaginare la chiusura di un impianto del genere sarebbe stato uno stillicidio per tutte le società sportive, per le famiglie e anche per i ragazzi. Quindi 50.000 euro per ammodernare l'impianto di illuminazione, renderla a norma e far sì che le società possano continuare a giocare e i ragazzi possano continuare, diciamo, a fare la propria attività agonistica. Ed un altro finanziamento importante, 50.000 euro per riqualificare il parco giochi in Viale Cappuccini, quindi a ridosso del Guido Biondi, dove verrà realizzata quindi un'apertura, diciamo, direttamente dal parco giochi verso Viale Cappuccini, in modo tale che può essere facilmente usufruibile. Poi un altro sostegno importante al Mastro Giurato, un impegno da parte non solo del sottoscritto, ma anche da parte del Presidente Marsiglio e del Presidente Sospiri, che hanno visto di cosa siamo capaci qui a Lanciano nei giorni del Mastro Giurato, e quindi è stato gioco facile da parte di tutta la squadra regionale sostenere questo grande evento che fa di Lanciano un punto di riferimento a livello regionale. Un aiuto poi sostanziale anche all'ente fiera, 8.000 euro alla stagione teatrale, 15.000 euro per il bicentenario Masciangelo, e quindi voglio dire tutte cose che vanno nella direzione di cose concrete e quindi che servono alla città di Lanciano, ai cittadini di Lanciano e non solo, ma di un intero comprensorio.